Eccoci qui, siamo di nuovo all'EICMA di Milano in uno degli stand più apprezzati in questo momento, che è del gruppo Nolan, X-Light e Grex, e siamo in compagnia di Paolo Baratelli, che è responsabile del prodotto Nolan, e diamo subito a lui la parola per i nuovi prodotti Nolan e per queste grandi novità. Preciso che siamo in uno stand che in realtà è un motorhome stupendo, e dopo, attraverso il nostro regista, vi faremo vedere un po' questa meraviglia. La parola a Paolo Baratelli. Grazie mille. Allora, vediamo quelle che sono le novità del gruppo Nolan, partendo dal marchio Nolan, quindi caschi in policarbonato. Quest'anno abbiamo tre novità, arriviamo all'EICMA con tre novità. La prima si chiama N71, è questo casco, vedete qui due colorazioni. Il primo in alto si chiama come segmento S2, ha questa grafica tecnologica ma comunque soft. La seconda grafica è questa, si chiama Motion and Com, un pochino più sobria. Vediamo quelle che sono le caratteristiche principali del casco. Il casco esteticamente è un casco integrale con una forma innovativa. Partiamo da quella che è la ventilazione. Il casco è dotato di una ventilazione inferiore sulla mentoniera. Tramite questi buchi che ci sono sulla visiera, l'aria entra all'interno del casco. È possibile aprire o chiudere la ventilazione utilizzando questo pulsante. Altra ventilazione, la ventilazione nella zona della fronte, che è molto apprezzata dal motociclista perché sente direttamente il flusso dell'aria sulla fronte, dove è quindi più percepibile sentire l'aria rispetto che alla zona frontale, dove ci sono i capelli, quindi l'aria viene percepita un po' meno. Altra ventilazione importante, la ventilazione superiore, come vedete è di generose dimensioni, anche in questo caso è possibile aprire e chiuderla e quindi avere il giusto clima o creare il giusto clima all'interno del casco. Nella parte posteriore abbiamo un estrattore che permette, grazie alle canalizzazioni interne, all'aria calda di uscire e quindi di avere il comfort ideale in qualsiasi condizione di marcia. Altra caratteristica molto importante è che questo casco ha al suo interno il VPS. VPS cos'è? Il nostro schermo parasole, facilmente utilizzabile con un semplice gesto della mano sinistra. È possibile alzarlo o abbassarlo secondo la necessità di chi guida la moto. Altra caratteristica importantissima è che questo casco è pronto per essere equipaggiato con il sistema di comunicazione Encom, che è il sistema di comunicazione che equipaggia i caschi Nolan. Quindi vedete la placchetta, il basic kit che può alloggiare questo casco è lo stesso basic kit che diamo per l'N103 e per gli altri modelli Nolan. La caratteristica principale di questo casco è che all'apparenza è un casco integrale, dà una linea decisamente sportiva. Da questo casco è possibile rimuovere la mentoniera e utilizzarlo grazie a delle placchette che sono incluse nella scatola come jet. La caratteristica principale quindi è che questo casco ha una doppia omologazione, P e J, quindi P significa protettivo, quindi casco integrale, esattamente nella sua configurazione con la mentoniera sicuro come un casco integrale da strada. Nel momento in cui il consumatore decide con la bella stagione di utilizzarlo senza la mentoniera, può rimuovere la mentoniera, mettere le due placchette e utilizzarlo come casco jet, quindi sfruttando l'omologazione jet. Però io non posso non ammirare quest'altra meraviglia che abbiamo qui. Parlaci un attimo di questo casco. Sì. Allora, lui è una delle due novità a marchio X-Light, si chiama X402 GT. È diciamo un'evoluzione strapositiva di quello che è il 402, che era un casco jet che avevamo in gamma X-Light. Diventa GT, che significa che è un casco dotato di mentoniera protettiva removibile, quindi lo stesso concetto che abbiamo appena visto sul N43 Air. Anche in questo caso quindi il casco ha una doppia omologazione. È possibile per l'utilizzatore rimuovere altrettanto velocemente come abbiamo visto su N43 la mentoniera, anche se la mentoniera è completamente diversa e ha un sistema di aggancio completamente diverso. La mentoniera in questo caso, nel caso di 402 GT, è dotata di un sistema di ventilazione inferiore che permette, grazie a questo diffusore, di far salire l'aria all'interno della visiera e quindi prevenire, soprattutto nelle mezze stagioni, gli appannamenti della visiera. Poi, questo comunque, è un casco in fibra, Paolo? Questo è un casco in fibre composite, disponibile in tre dimensioni di calotta esterna, questo in modo da avere delle calotte che siano commisurate effettivamente alla dimensione della testa.
quindi abbiamo la calotta piccola che fa le taglie piccole, la calotta media che fa le taglie medie e la calotta grande che fa le taglie più grandi. Stessa filosofia Nolan intrapresa e anzi possiamo dire iniziata con questa scoperta che avete fatto voi negli ultimi anni per un utilizzo totale, soprattutto per coloro che vogliono fare un po' di città, nello stesso tempo avere protezione totale anche per fare dei viaggi un po' più impegnativi. Esattamente, esattamente. È un casco che noi chiamiamo, facciamo rientrare in una categoria nuova, che noi chiamiamo crossover. Questo perché comunque è un casco che può essere utilizzato da differenti utenti di moto, non solo da chi fa mototurismo, ma anche da chi cerca comunque il comfort per un casco cittadino, che abbia comunque le prestazioni di un casco jet, ma sia in grado anche di offrire la sicurezza di un casco protettivo. Questo perché se andiamo a vedere tutti i caschi della famiglia crossover, indipendentemente che poi siano in fibra o in policarbonato, il vero plus che si ha nel momento in cui si guida è che c'è una dimensione di visiera disponibile, quindi la mia visibilità mentre ho il casco indossato è gigante, il che mi offre da un lato una maggiore sicurezza perché ho un campo visivo che è nettamente superiore rispetto ai caschi integrali normali. D'altro canto mi dà un comfort di guida perché comunque non ho quell'oppressione di avere la mentoniera magari molto vicina o molto grande, quindi che mi crea proprio un'oppressione. Quindi una doppia, un doppio comfort da dal lato della sicurezza e proprio dal lato, diciamo, del vedo che tu parlando, presentando questi prodotti con tanta passione, ripeti continuamente, nonostante stiamo parlando tutto sommato di un jet con un'omologazione ad integrale, parli sempre di sicurezza. Evidentemente è una considerazione che fate dall'inizio, dalla nascita del casco. Assolutamente, la sicurezza per noi è il requisito necessario e non siamo assolutamente disposti a fare carte false per dare un prodotto che possa essere esteticamente valido ma non sicuro. Per noi la sicurezza assolutamente è tutto, vogliamo che chi indossa i nostri caschi possa essere orgoglioso di indossare un casco che comunque è testato, sicuro e realizzato con tutto quanto di meglio possa essere disponibile sul mercato. Paolo, voglio concludere e comincio già a ringraziarti perché sei stato molto esaustivo, però io so una cosa, che voi siete leader in Europa nel casco apribile, un casco dove io so che fino a due o tre anni fa addirittura eravate leader con 1 milione di pezzi venduti in Europa e so per certo che il secondo che ne aveva venduti di più non era neanche arrivato a metà. Allora Paolo, ti chiedo, in questo segmento che cosa mi dici? Allora, in questo segmento oggi abbiamo due caschi, il primo è N103, è un casco apribile per noi top di gamma in cui diciamo che le caratteristiche principali sono un equipaggiamento, tra le altre cose, che quest'anno è stato rivisto, per cui è stato arricchito per quel che riguarda l'imbottitura interna di conforto, piuttosto che anche solo per il paravento, che diventa molto più ricco con anche degli inserti in materiale rifrangente proprio per aiutare la sicurezza passiva del conducente di moto. Allo stesso modo anche nella zona posteriore abbiamo inserito il materiale rifrigerante in modo che possa essere utile per chi viene, ci raggiunge diciamo da dietro e magari è distratto, è un qualcosa che aiuta a farci vedere sulle strade. N103 è, come dicevo, il nostro casco top di gamma. A livello di caratteristiche, la principale è che è dotato il sistema di basculamento, è dotato di un sistema ellittico che permette alla mentoniera, quando è in posizione aperta, di essere il più compatta possibile alla calotta. In parole povere, mentre la mentoniera si apre, non si apre a compasso, ma va all'indietro per tenere il casco più basso. Adesso Paolo ce lo farà vedere direttamente come funziona, cercando di farlo piano. Vai Paolo. Eccolo, vedete? Sì, in effetti si può apprezzare. Ecco, adesso prova a riaprirlo, che vediamo che mentre si alza va indietro. Incredibile, è ancora l'unico casco al mondo che ha questa innovazione che dura da anni, un brevetto Nolan, e che noi siamo fieri di rappresentare a Modena e in tutta l'Emilia-Romagna, un casco di grande qualità e, come al solito, di grande innovazione. Questo casco non smettiamo mai di venderlo. Io, Paolo, non so se mi sbaglio, ma io credo che siano più di 15 anni che vendiamo questo casco. Beh, a livello di caschi apribili sicuramente siamo tra i pionieri, nel senso che siamo diventati importantissimi con i caschi apribili
e sicuramente ci teniamo molto a essere tra i primi, quindi le innovazioni tecnologiche sicuramente diciamo che non ce le lasciamo scappare, tant'è che, come avete visto e come tu stesso dicevi, ad oggi siamo gli unici produttori di caschi apribili che possono vantare questa tipologia di sistema di apertura, che aiuta molto il motociclista, perché comunque quando si guida con la mentoniera aperta, un centimetro in più nella dimensione verticale del casco crea spesso un effetto vela molto fastidioso, perché riduce completamente il comfort di guida dell'utilizzatore stesso. Siete i primi anche con i numeri, Paolo, io lo so, l'ho appena detto. Paolo, noi ci fermiamo qui perché, guarda, abbiamo tanto da vedere, tanto da parlare. Io ti voglio ringraziare a nome della Oran perché sei stato molto carino nel darci questo tempo, sei stato anche molto utile per dare queste spiegazioni che, ti dico, noi porteremo all'utilizzatore finale. Tu hai parlato di sicurezza, hai parlato di bellezza, hai parlato di innovazione, hai parlato di numeri. Paolo, la Nolan è la numero uno e la Oran è felice ed orgogliosa di avere un fornitore come voi. Grazie, grazie, ti aspettiamo a Modena. Appena vieni a Modena saremo veramente felici di averti per fare un dialogo a contatto diretto con i nostri utilizzatori finali. Ciao. Grazie mille. Ciao. Grazie.